Professoressa Giovanna Damolin, come nasce l'idea di un master sulla comunicazione? L'idea nasce come approfondimento del corso di laurea in comunicazione che da diversi anni esiste, opera sul territorio barese. Si riferisce in particolare alla comunicazione in ambito sociosanitario. Si sente molto il bisogno di avere un rapporto stretto fra medico e paziente, per esempio, e quindi le tecniche di comunicazione sono estremamente importanti. Un malato si sente povera cosa, quasi soggiogato dal medico, e il medico deve capire che esistono delle tecniche particolari di comunicazione per cui il benessere dell'utente, del fruitore, del malato è sicuramente vincente nel momento in cui queste tecniche vengono operate. Cioè questo bisogno di comunicazione, c'è quasi una dipendenza e sicuramente il benessere prioritario del malato deve essere tenuto in conto. Questo master non nasce soltanto nel rapporto medico-paziente, ma si riferisce a tutte le strutture sociosanitarie e affronta vari aspetti che sono anche quelli gestionali, di fare delle cooperative per esempio di assistenza domiciliare, organizzare la gestione economica, formare dei bilanci. Tratta anche gli aspetti legali. Ci sono 300 ore di didattica frontale a cui si accompagnano altre 300 ore di stage formativo nelle aziende che hanno delle convenzioni con noi, possono essere delle ASL oppure delle case protette per anziani, case di accoglienza di vario tipo, case protette per le donne. L'università con questi master cattura le persone che hanno necessità di portare avanti il loro percorso formativo che, come si sa, non deve mai fermarsi. Un team di professionisti sarà di supporto a questo master? E ho il piacere di collaborare con la professoressa Damolin all'interno di questo master occupandomi della parte delle neuroscienze. Nel 1991 un ricercatore italiano scopre che l'empatia tra le persone ha delle basi anche di tipo neurobiologico, e quindi questo sarà anche un argomento che affronteremo all'interno del master affinché tutti coloro che si attendono a seguire questo corso abbiano in mano non solo la teoria ma anche la pratica tecnica e scientifica per comprendere perché noi esseri umani abbiamo bisogno di imparare a comunicare. Quanto è importante la comunicazione non solo nei rapporti sociali ma anche nella vita di tutti i giorni? La vita di tutti i giorni è fatta, come tu sai Daniela, soprattutto di rapporti sociali. La teoria delle reti sociali ha cambiato il modo di vedere i rapporti tra le persone ed è proprio questo che noi desideriamo fare, migliorare la qualità della vita di tutta la comunità in cui noi viviamo, a partire magari proprio da questo master. Ma ci sono persone che comunicano meglio di altre? Forse qualcuno nasce con la capacità di essere empatico, tuttavia tutti possiamo apprendere la capacità di esserlo, coltivarla, allenarci tutti i giorni e quindi costruire un futuro sereno insieme agli altri. Quali saranno gli argomenti trattati nel master? Argomenti diversi, perché comunicazione sociale e sanitaria, quindi comunicazione. Al di sopra delle competenze noi sappiamo che ci sono competenze e relazioni. Le competenze sono determinanti, importantissime, ma le competenze senza relazioni, senza empatia, senza simpatia, senza che queste persone ci permettano di esporre le nostre competenze se non riusciamo a creare un dialogo. Quindi il master ha uno scopo importante, quello di trasferire competenze extra universitarie, extra accademiche. Intelligenza emotiva vuol dire quella capacità di
riuscire a creare un rapporto straordinario con una persona qualunque essa sia, che sia un familiare, che sia un cliente, che sia un paziente, che sia un collega, che sia un professionista, che sia chiunque, a tal punto che quella persona si innamori di noi, tra virgolette, per poter essere poi attento ad ascoltare le nostre competenze. Quindi il master ha lo scopo di avviare i ragazzi di qualunque ceto, censo, con i titoli giusti, in una situazione paritaria, e il master ha questo scopo, nella comunicazione sociale e sanitaria.